Vi do il benvenuto in questa nuova esplorazione. Quest'oggi mi trovo in un luogo della Liguria, ad esplorare una casa abbandonata che non ha alcuna importanza dal punto di vista storico o architettonico. È una tipica casa degli anni 60, costruita direttamente sul mare, con una vista assolutamente incredibile. Venne costruita intorno agli anni 60, anche se ha subito grossi rimaneggiamenti tra gli anni 80 e la fine degli anni 90. Era la sede di un'azienda agricola, Le Arene, un'azienda agricola tra le più importanti della zona. Questa casa conteneva gli uffici e gli alloggi dei proprietari di questa azienda. L'interno è quasi totalmente vuoto, ma contiene ancora dei dettagli che ci riportano alla mente più o meno agli anni 80 fino ad arrivare agli anni 70 e 60. Si nota che tutto quanto è suddiviso in più appartamenti, ma ciò che accomuna tutto quanto è una certa spettralità unita a una luce che entra da questa finestra affacciata sul mare. Tutto quanto qui è silenzioso e privo di vita, eppure la casa non è del tutto disabitata. È occasionalmente abitata da un certo personaggio, un senza tetto, ma fin qui non si può notare questo dettaglio. Infatti ero avanzato con una certa sicurezza, notando dettagli che mi riportavano alla mente al 2004, pertanto ho scoperto anche che questa casa era abitata fino almeno al 2005. Proseguendo nell'esplorazione, ho scoperto che l'abitazione è utilizzata da un senza tetto, almeno occasionalmente. Il primo indizio sono ovviamente i rifiuti nel bagno, che provocano un odore di putrefazione totale in tutto l'ambiente, finché in una stanza ho scovato il luogo che veniva utilizzato da un senza tetto un paio di anni fa. Un paio di anni fa perché qui l'odore è di putrefazione totale ed è un ambiente difficilmente utilizzabile per essere abitato. Questa era un'esplorazione più semplice delle altre, ma ho voluto farla per potervi testimoniare una casa che forse avrebbe ancora qualcosa da esprimere, perché non è pericolante e si trova in un luogo assolutamente magnifico, con una vista che farebbe invidia a qualsiasi altra abitazione nella zona. Grazie per la visione.